Primo tutorial della stagione, oggi vi porto una delle meccaniche più rotte in assoluto su FC24 ed è proprio una nuova, introdotta infatti quest'anno. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come detto nell'introduzione, vi porto il primo tutorial della stagione. So che quest'anno più che mai i tutorial vi serviranno tanto, ma soprattutto serviranno anche a me, perché andrò a scovare magari qualcuno che impara le cose prima del sottoscritto, perché quest'anno il gioco è bello diverso, come vi ho detto ieri nel video delle prime impressioni, e questo primo tutorial riguarderà la corsa controllata, una meccanica che è stata introdotta quest'anno e che ci permette di poter fare uno sprint diverso da quello canonico che siamo abituati a fare, che abbiamo sempre fatto negli anni passati. Partiamo innanzitutto dai comandi per poter andare a performare questo tipo di scatto. Allora, vi lo dico perché magari qualcuno di voi potrebbe pensare che c'è un unico tasto. No, anzi, questo tipo di scatto si va a fare con uno dei tasti più dibattuti della storia dei giochi calcistici, ovvero quello opposto a quello con cui correte. Cosa significa? Che se correte con l'R1 come i nostalgici di PES come me, vuol dire che andate a fare la corsa controllata con l'R2, il tasto del tiro a giro. Stessa cosa ovviamente per chi corre con una configurazione di tasti classica con l'R2, andrà a fare la corsa controllata con l'R1, quindi sempre l'equivalente del vostro tiro a giro. Non vi potete sbagliare, quindi che ci avete l'una o l'altra impostazione, ricordatevi sempre di schiacciare il tasto opposto. Non dovete premerli in contemporanea, basterà ovviamente schiacciare il tasto di riferimento, perché è proprio uno speed differente, non va a intervallarsi con quell'altro, è proprio una meccanica a sé stante. Ed eccoci subito in game, una partita di squad battles, giusto per avere un po' la libertà di mostrarvi bene il movimento e farvi capire in quali zone andarla a utilizzare, ma poi non vi preoccupate che ho registrato le classiche clip da farvi vedere durante le partite online, in maniera tale che capite che non è una sciocchezza. Allora, vi dicevo, il classico speed che noi siamo abituati a fare è quello con l'R1/R2, e vedete che insomma il giocatore va ad allungarsi anche un po' la palla, risulterà alle volte goffo quando arriva in zona di un avversario, perché pressato ovviamente il controllo palla va a diventare più difficile, e vedete che insomma non è che c'è questa grandissima protezione e questo grandissimo controllo del pallone. Mentre, che cosa accade se noi andiamo a fare la corsa controllata? Quindi in questo caso, invece di R1, nella mia situazione vado a schiacciare R2. Guardate qui che innanzitutto il giocatore assume questa posa un po' più verticale, come se vorreste portare la palla proprio solamente con la punta del piede. E allora guardate, è una corsa molto più controllata, leggermente più lenta, ma che vi permette di essere super precisi nello stretto quando arrivate a contatto con l'avversario. Guardate qui come con questi piccoli movimenti i nostri avversari fanno una fatica incredibile a starci dietro. Quali possono essere a questo punto le applicazioni di questo nuovo tipo di rincorsa? Beh, io l'ho trovato molto utile ad esempio in fascia, quando c'è da cambiare direzione per eludere ad esempio un avversario che vi sta venendo a pressare, ma soprattutto è importantissimo nello stretto, quando vi vengono gli avversari vicino per girarsi e far sparire il pallone. Vedete qui tutte in queste situazioni, soprattutto quest'anno che l'L2 contrasti non sono fortissimi, praticamente questo tipo di corsa vi permette di far sparire la palla. Dalla teoria, come di consueto, passiamo poi alla pratica, ed ecco allora che qui mi trovo con Davis, come dicevo, in zona esterna, e inizio a fare la mia corsa controllata. Guardate qui, ne faccio fuori 1, 2, 3, arrivo sul fondo e provo a mettere questa palla in mezzo, e azione fotocopia con la Karchaoui, terzino sinistro, vado sul fondo, ne faccio fuori uno, ne faccio fuori un altro, arrivo praticamente a ridosso della linea di fondo, faccio un drive and pass, ma stavolta il portiere intercetta. Ancora, stavolta con la palla che venne sempre scaricata in fascia, data da Dejemi, ne faccio fuori 1, 2, poi quello mi viene sotto, ancora una volta mandato al bar, ancora una volta qui saltato, arrivo in area di rigore e riesco a fare facile facile questa conclusione in porta. Vi dicevo, quindi per me sulla fascia è fondamentale per poi andarsi a creare questa situazione di spazio stretto nella quale riesco a muovermi agilmente. Guardate qui ancora una volta con Odegaard dall'esterno, ne faccio fuori uno che va a vuoto, ne faccio fuori un altro che va a vuoto, arrivo qui, lui cerca di intervenire direttamente, però non è messo benissimo col corpo, quindi cambio rapidamente direzione, arrivo sul fondo, boom, palla dentro, Mané, classico gol al centro con la scaletta. E vi ripeto che questa è una giocata che vi permette facile di poter andare sull'esterno a fare questo tipo di azione, per cui io
giuro che va masterata alla perfezione, perché al momento è la cosa più forte che hanno introdotto. In più è molto molto buona anche quando qualcuno cerca magari di arrivare a togliervi la palla. Guardate qui con la puteglia, se io inizio a fare la mia corsa controllata, vedete che da dietro arriva il giocatore che addirittura prova ad intervenire. La puteglia, però, con la corsa controllata prende bene posizione, riesce a difendere palla e allora può puntare la porta, continuare imperterrita e arrivare in zona tiro facendone fuori 1-2. Qui poi il portiere è bravo a intervenire. Vi ripeto ragazzi, si tratta di una meccanica molto importante, chiaramente non è invincibile, però in un gioco dove la CPU in fase difensiva, soprattutto in area di rigore, è meno presente, masterare una roba di questo tipo contro avversari che non sono bravissimi o che comunque possono commettere un errore vi dà un bel vantaggio. Come si può difendere? Ovviamente sì, che si può difendere, quindi se ve la ritrovate contro cosa dovete fare? Se siete sicuri e siete bravi in uscire in anticipo, dovete cercare di andare subito a chiudere appena il giocatore vedete che sta cercando di iniziare la sua rincorsa controllata. Se invece vi arriva un giocatore a cannone che sta facendo i suoi micromovimenti, il consiglio è quello di aspettarlo quanto più possibile. Gli date spazio, cercate di portarlo dove volete voi andare a difendere, poi appena ce l'avete a tiro di contrasto, boom, subito, perché altrimenti avete visto com'è facile, come in questo caso, che seppure vi arriva il difensore a fare il contrasto, lo praticamente saltate il 99% delle volte. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Io vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, lasciare un like che per me è molto importante. Mi trovate anche in live sulla piattaforma Viola tutte le mattine. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, un saluto dall'Advisor Liberoschi e a presto. Ciao!